e l'ora del tè. La notizia di oggi qual è? State a sentire. Una ricerca condotta dall'Università di Oxford ha dimostrato infatti che signore e signorine con il fondo schiena pronunciato sono più intelligenti e sane di quelle con il lato B scolpito e ossuto. Un sedere più grande richiede un eccesso di omega 3 che accelera lo sviluppo della mente. Qual è il claim? Quindi questo, hai il sedere grosso, sei più sana e intelligente rispetto alle altre? Cioè, mi sto domandando, allora cosa vuol dire tutto questo? Che è una rivincita un po' che ci prendiamo noi donne, definiamoci burrose, verso tutte queste magre filiformi che hanno invaso le strade in questi ultimi anni? Insomma, è non sentirsi più dire vabbè, però sei bella dentro? Beh, è una ricerca e quindi è una cosa seria. Però stravolge tutto, cioè cosa vuol dire? Che non valgono più per noi donne i punteggi che ci facevano normalmente, ma se sei una 40 sei già scartata subito, una 38 non ne parliamo neppure, una 44 sei in lista, una 46 sei perfetta. Insomma, la cosa mi potrebbe anche far piacere, anche se non sto a dire la taglia. Però mi domando, ma perché una cosa del genere? Perché sempre noi? Cioè, dobbiamo parlare, dobbiamo analizzare del perché abbiamo sedere grosso. Ci piacciono qualche dolce in più, ci piace mangiare un po' meglio e chi se ne frega, stiamo bene con noi stesse. Però, insomma, quello che vi voglio chiedere mentre mi prendo il tre, mentre mi prendo e tra l'altro balbetto pure il tè e mi mangio un biscottino rosa del deserto che andrà ad alimentare la mia intelligenza sicuramente, ma noi che donne vogliamo essere? Per cosa vogliamo essere giudicate? Scrivetemelo un po' qua sotto. Ah, tra l'altro c'è anche la ricetta del biscotto.